Guardi, Presidente, io l'ho già detto in premessa nella presentazione della delibera. Naturalmente abbiamo dovuto accettare purtroppo di utilizzare il sito di Malnome perché è l'unico sito disponibile ad oggi, un sito che nasce prima del 2010, mi sembra, che era utilizzato come sito di stoccaggio per l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri, quindi ha una lunga storia anche quel sito. All'interno c'è un vecchio inceneritore, mi sembra addirittura degli anni 60, quindi il sito di Malnome insiste sul territorio da parecchio tempo. Tuttavia, a termine della trasferenza temporanea, noi siamo già lavorando su un documento che ne chiederà un cambio di destinazione d'uso, magari destinato a un CRIC, a un'università delle bonifiche o comunque a un percorso partecipato con il territorio, con i cittadini, con le associazioni che si sono battute appunto per la tutela del territorio. Quindi l'ordine del giorno chiede di esprimerci alla netta contrarietà su questo ampliamento. Ebbene, ci esprimiamo in maniera favorevole all'ordine del giorno. Ripeto, sul sito di Malnome e sul cambio di destinazione d'uso già stiamo lavorando assieme agli assessorati competenti e quindi, ripeto, il voto è favorevole.